Alex Wienhatzer è uscito nella seconda manche dello slalom di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurro, settimo al termine della prima manche con un ritardo di 87 centesimi dal norvegese Henrik Kristoffersen e in piena lotta per salire sul podio, ha commesso un grave errore nella fase più ostica della gara sulla pista svizzera, uscendo così dal tracciato quando sembrava avere tutte le carte in regola per attaccare il norvegese Lukas Braden, poi risultato vincitore. Ha incrociato gli sci, ne ha perso uno ed è finito a terra. Si tratta della seconda uscita stagionale per l'altoatesino, che aveva sbagliato proprio all'ultimo porta in Val d'Isère un mese fa, riuscendo poi a conquistare il quarto posto a Madonna di Campiglio e la settima piazza ad Adelboden la scorsa settimana dopo una rimonta poderosa. Di seguito il video dell'inforcata di Alex Wienhatzer nello slalom di Wengen.